Eccoci nell'orto di Fra, ma anche l'orto di tutti, come dicevamo. Adesso siamo nella anarchicissima aiuola dei piselli, ma anche aiuola degli spinaci che stanno un po' lì, eccoli. Beh, che non soffrono troppo l'ombra, ma un po' la riduzione di spazio. Lì c'è pure un farinello. Ecco, quindi spinacio selvatico e spinacio seminato. Allora, mi stavo aggirando per questa aiuola perché è vero sì che semino, mi curo di tutta la terra, delle piantine e via dicendo, ma non so mai quando devo raccogliere i frutti. E allora lo vediamo un attimo insieme. Avevo adocchiato questo bel baccello e adesso vedo se è maturo. Chissà se ci riesco con una mano sola. Allora, dentro è bello cicciottino. Ora vediamo se riesco ad aprirlo con una mano sola. La sinistra, oltretutto. Ecco, momenti di... Wow! Guarda che belli! Chissà se sono maturi. Adesso l'assaggio. Giro la telecamera e lo assaggio. Ok, telecamera girata. Vediamo insieme se questo pisellino qui è maturo oppure no. A vederlo potrei azzardare a dire che non è maturo. Però assaggiamo. Madonna, che buono! Ma è buonissimo! Non lo so se è maturo, però è buonissimo. Forse deve crescere un altro po'. Dolcissimo! Allora, forse devo aspettare qualche altro giorno e aspettare che si ingrossi un po' di più. C'ho questo presentimento. Però me lo finisco tutto il baccello. È molto buono. Invece, le fave, che adesso le andiamo a vedere insieme, ma devo sempre girare la telecamera. Eccole le fave. Le fave iniziano ad essere così. Si vede? Che ne so. Così, grandine. Con queste piogge devo dire c'è stata una crescita importante. Una crescita importante e ne sono molto felice. Tanti insettini, però anche tante fave si vedono crescere. Anche l'aglio lì all'ombra è venuto bello su. Bene, e allora aspettiamo per questi pisellini e magari anche domani riprovo. Vediamo che succede. Come al solito c'è vento. Le fave penso si siano abituate ormai e vi auguro buon orto e un attimo presente.